Salve a tutti ragazzi, qui TTD, ben ritrovati sul mio canale, siamo qua su Dragon Ball Z Dark and Battle versione JAP ragazzi, per andare a provare il nuovo Ezza di UB. Ragazzi, ovviamente, prima di andare avanti, la carta, la passiva è super mega forte, però ha un grosso problema, si chiama UB. Ragazzi, non lo giochiamo full link per un semplice motivo, la carta che gli dà full link è... Detto questo, comunque, leggiamo un attimo alla veloce la passiva e quello che fa. Abbiamo come lead un Earthlings, ok, 77%, nulla di che, oppure Physic Type 50%, chi più 3. Abbiamo dalla special unità free to play con Raises Attack, yeah, Supreme Damage ovviamente, visto che è free to play, e Medium Chance di stannare, perché oltre a aumentare l'attacco, ok, fare Supreme Damage, aggiungiamogli anche che stanna. Perfetto. Altra cosa, dopodiché abbiamo in passiva, la passiva è bella grossa, eh? La passiva è bella grossa. Chi più 1 attack def 30% all'inizio di ogni turno, fino a un massimo di chi più 4 attack def 120. Plus an additional attack 100% nello stesso turno in cui si viene colpiti. Esattamente quando la passiva è full, l'attacco non sarà 120 più 100, no, è un 340% d'attacco. Yeah, free to play. Yeah, ok. Al suo quarto turno c'ha 340 d'attacco e così via. Dopodiché, come ultima parte della passiva, abbiamo che guarda tutti gli attacchi se c'è un World Tournament nemico oppure c'è un Goku. Tranne Goku Junior, i soliti Goku, ok? Bisogna che ci sia un Goku qualsiasi. Quindi siamo in LGE, ragazzi, per andare a provare UB con il link al 10, anche se ne attiveremo veramente pochi, ok? Ragazzi, andiamo a vedere UB. Vediamo un pochino se ne vale la pena portarlo a Ezza. Allora, ce l'abbiamo già in turno, però come potete vedere... Sì, è fantastico, da quel lato, sì. Lasciamo perdere. Difesa primo turno con buffer 70.000. Ok, 70.000. Dopo andrà sempre a salire sempre di più, perché al momento abbiamo attack def 30%. Basta, ok, essendo il primo turno. Quindi abbiamo un chi più, un attack def 30%. Ma essendoci un Goku contro, abbiamo anche la guardia attivata, ok. Quella cosa ci sta in LGE soprattutto in LGE è una buona carta da utilizzare, soprattutto free to play. Io non ho visto il danno Ripperotti, però gli ho fatto veramente poco, quindi special, quanto? 44.000, ok. Ovviamente c'è anche il fattore che deve ricevere il colpo per poter fare danni seri, ok? Quindi ogni turno che lo vediamo, se non riusciamo a prendere un colpo prima, un po' come Beerus, farà meno danno, ok? Però è una carta free to play, quindi non è come Beerus il mio problema. Lo dico subito, Beerus ha quel problema, però è una carta pullabile. Ed è sinceramente brutto vedere che alcune volte... Mister Satan, scusate. Beerus decide... non serve a niente questo turno perché non farò tutto il danno che devo fare. È brutto, sinceramente, quando è una carta pullabile. Quando è una carta free to play, è già un po' differente la situazione, cioè... Chi se ne frega più di tanto, ok? Chi se ne frega più di tanto? Alla fine è quella la situazione. Allora, dobbiamo far girare Satan. Uso Satan AGL per il semplice... Oh, bella lì. Non link ancora, però... Almeno riceviamo il boostino. Abbiamo il secondo boost d'attacco e difesa, quindi un chi più 2, attack e def, siamo a 60. Andiamo a vedere un pochino com'è adesso. Non ho guardato la difesa. Va bene comunque al prossimo turno. Ok, perfetto, boostato. Quant'è? 1,8. Ok, ha un buffer, però 1,8 non linkando con niente. Ed è free to play, non è nemmeno un LR. Buono per ora. Buono per ora. L'unico problema che vi stavo dicendo, sì, fondamentalmente non facciamo uno showcase con la best unità che gli linka, è che la best unità che gli linka un Goku del cavolo del torneo, cioè fa schifo, ok? Effettivamente è un PG schifoso, non metto lui, ok? Non è che si tratta, che ne so, di Goku Super Saiyan 2 fisico, che comunque è un buon PG, o la GL per LR Vegeta Angel, ok? Che quel PG ci può stare da runnare assieme, no? Qua si tratta di un'unità che
Se va bene, no, se va bene, caricherà 1,5 milioni, però prende 100.000 da ogni, da uno sputo. Cioè, arriva Goku, gli fa 100.000, ok? Quindi evitiamo in quel modo, giochiamo con qualcuno che almeno se la tanca. Non sarà la best turnazione, ovviamente, quello sì, è vero. Non è la best turnazione possibile. Però almeno ci fa vedere esattamente com'è il PG anche un po'. Perché, essendo anche UB ha dei link brutti, anche perché non gli hanno dato tanti link dell'LR, quindi non linka nemmeno chi, quindi l'LR avrà problemi anche ad andare in special, quindi, no, preferisco questa tunazione, non avere problemi, non abbiamo tantissimo attacco, qua abbiamo un 90%, la def avendo due buffer però, 116.000, guardia sempre attiva perché siamo sempre contro un Goku, riceve il colpo prima, è un bel bustino, Però quando è full è un bel bustino veramente. Quando è full boost, ricevere il colpo prima è esagerato secondo me. 2-7! What? Wow! Contiamo anche il fatto che comunque sta facendo raise esatta, ok? Oh, 2,7 milioni è tanta, tanta, tanta roba. Cavolo se lo è. Per un free to play? Ok, devo essere sincero, sti free to play che stanno uscendo sono esagerati. Abbiamo visto Goku che comunque ha l'attacco super efficace, fortissimo. Abbiamo visto Mr. Satan, tank della Madonna, quando poi arriva buffa anche danni. Buona, buonissima unità. E ora abbiamo sto mostro davanti. Ok, non linka, però è forte. Ma che cacchio succede, Bandai? Che succede? Di solito non pompano fuori carte free to play così forti. Non le pompano. Ci sta. Allora, se non fosse che fa un po' schifo come link set e tutto, sarebbe veramente un tour della Madonna, ma al pari di certe pullabili alla fine. Rare Summon, certi Rare Summon, ok? Cioè, per capirci esattamente, abbiamo un po' di kit di Broly, no? Abbiamo un po' di kit di Beerus, tutte quelle cose lì. È un ottimo tour free to play. Ma è alla pari di certi tour pullabili, ok? No, non riceviamo il colpo prima. Ecco, questa è la parte che dicevo, che è un po' brutta. E se non si attiva il colpo prima, e poi là sotto abbiamo la special, quindi fatemi fare una roba. Voglio fare questo almeno per non esplodere. Tant'è, 129.000 con la guardia attiva non dovrebbe prendere danni perché non arriva anche la special. La special è là sotto per Kid Buu, che poverino è la che fa. No, non voglio essere colpito, non voglio morire. Mi dispiace Kid Buu. Intanto teniamo Satan, lo teniamo più lontano dai colpi possibili, perché se non sbaglio dovrebbero avere un link assieme. Un link dovrebbero avercelo, che è Supreme Power, sì. Supreme Power, attack def 10% a livello 10, e Shatter in the Limit, che ovviamente è un 5% e chi più lì. Ok, quindi non sarà tantissimo, però più lo tengo lì, più riusciamo a tenere due link attivi. Questa è la parte brutta di questo UB. A link brutto. Quelli sono Infighter, Tough Snail, World Tournament Reborn, Revival, Berserker, Supreme Power, Shatter in the Limit. Sono brutti. Non c'è niente da dire qua. È un UB. Accettiamo che sia comunque una carta veramente forte. Accettiamo però il fatto che effettivamente è una carta che, anche se è forte, fa schifo. Fine. Dal lato link set e tutto. Dobbiamo accettarlo. Le carte le fanno così. Va bene comunque. Ripeto, non è un problema, perché comunque quando è free to play c'è meno da lamentarsi. Sempre che quel free to play non si chiama Mr. Satanezza. Ne parliamo in questi giorni. Lo andiamo a fare lo showcase. Ma ne parliamo in questi giorni. Non lo spoiler ora. Però, quando si è free to play, si accetta un po' di più il fatto che sia una carta un pochino ristretta a certe cose. Ok? Si accetta. Alla fine la dovete farmare. Non è che avete speso stone per ottenerlo. Ok? È una carta farmabile, non la dovete pullare, dovete solo farmarla. È forte, boh, fine.
Due attacchi. Qua, cavolo, siamo a rischio attivazione di coso, però, eh. Special. E siamo full passiva qua, eh. Full passiva, che vuol dire 107.000 def, no buffer. 107.000 def abbiamo, aggiungiamo il fatto però, guardia attiva, la special, forse prenderemo un po' di danno, ok? Però voglio vedere quanto gli fa, quanto carica, perché comunque è un fisico, voglio vedere quanto carica almeno, vediamo un po', 2.000, ok, prende danno dalla special, 3 milioni, no buffer, wow! Porca Eva! Questa fa malino, 100.000. Non è neanche troppo. Questa è l'STR più forte del gioco all'esterno dell'Extreme Super Battle Road, quindi 100.000 da lui è esagerato. Cioè, esageratamente poco. Siamo un attimo in un turno che volevo sperare che ci fosse un attacco primo, però il gioco ha deciso, no, non ci sono. Ecco, questo è il lato negativo, no? Di quando si gioca Beerus. Però vediamo un attimino quanto carica. 1,7, no buff attivo del 100%. Quindi un totale di 340. Quant'era? 340% d'attacco. Cerchiamo di vederlo al prossimo turno. Intanto la special non ci farà niente, quindi non è un problema. 86.000, ok. Cerchiamo di vederlo al prossimo turno, sperando di avere la passiva attiva. Voglio vedere la passiva attiva completa, voglio vedere. Ci abbiamo anche Kid Buu, voglio vedere che cosa cacchio combina, ok? Ok ragazzi, ci siamo, ultimo turno che vediamo, 129.000 def grazie a Kid Buu. Riceviamo il colpo prima, vediamo quanto cacchio di danno fai, perché voglio vederti buffato quanto fai. Non sarà il best turno possibile, l'abbiamo già detto, il best turno possibile però fa schifo, quindi non consideriamolo. Vediamo però... quanto danno riesce a fare? Free to play, UB fisico. 4 milioni! Wow! Ed è free to play. Boh ragazzi, mi è morto durante lo showcase Nox, però comunque l'unità l'abbiamo vista, è un ottimo, ottimo, ottimo free to play ragazzi. E mentre che si ripristina ad Occam, vabbè. Comunque ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto fatemelo vedere, lasciate un bel mi piace, commentate. Ovviamente se siete nuovi sul canale considerate l'iscrizione. Noi ragazzi ci becchiamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.